Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, vi parlo dalla solita strada provinciale 494, quella che collega Abbiategrasso con Milano. Allora, beh, oggi è una giornata veramente scintillante per l'Italia. Ah, scusate, fatemi dire subito la data e l'ora, perché è una cosa che ormai faccio da tanto tempo, in modo da individuare subito, in caso di visione, diciamo, posticipata del video, di quale mi scappa la diretta si tratta. Oggi è lunedì 30 settembre 2013 e sono le 9:10, siamo in diretta, siamo live, per chi mi guarda adesso. Poi, per chi guarderà la registrazione, ovviamente capirà che non è in diretta. Allora, carissimi amici e carissime amiche, stavo dicendo, oggi è veramente una giornata spumeggiante, perché finalmente c'è qualche speranza che questo governo infame venga buttato giù alla radice. Speriamo che la fiducia di mercoledì non venga data, speriamo che si torni al più presto alle elezioni e, insomma, speriamo che gli italiani abbiano la possibilità veramente di mandare un avviso di garanzia a tutti questi politicanti. Sì, secondo me questo voto ha veramente il peso di un avviso di garanzia, cioè noi possiamo dire se il PD e il PDL perderanno altri 4, 5, 6 milioni di voti a testa, cioè per ciascuno dei due partiti, in modo da portarli, che ne so, portiamo il PD a un 10%, a un 11% e il PDL più o meno una roba del genere, cioè ci vuole un'altra botta forte come quella che è già stata a febbraio. Attenzione, noi dobbiamo essere grati e riconoscenti a tutti gli italiani. È sbagliato quando a volte ci arrabbiamo, diciamo, ah, ma gli italiani non hanno aperto gli occhi. Guardate che con i media che ci ritroviamo, che ancora oggi, se voi oggi guardate la televisione, i giornali, eccetera, martellano, poverino Letta, speriamo che abbia la fiducia. C'era una vecchietta ieri, quando davanti al Quirinale, in attesa che Letta andasse da Napolitano, quel signore diceva: speriamo, in bocca al lupo a Letta, speriamo che ce la faccia a salvare l'Italia. Guardi, cara signora, l'ha già salvata abbastanza, lui e il suo amichetto Monti hanno già fatto abbastanza per questo paese, ora anche basta. Quindi veramente, con questi media, con questi lecchini come il signor Fabio Fazio ieri, che proprio l'ha distrutto, io ho visto queste interviste e dico: adesso vediamo come farà Fazio, lo distruggerà quel povero Enrico Letta, l'ha massacrato letteralmente, a ogni colpo di lingua praticamente lo ammazzava. Infatti ha finito la trasmissione Fabio Fazio con la lingua distrutta, proprio non aveva più neanche un brandello di lingua, l'aveva finita tutta quanta per leccarlo dalla testa fino ai piedi. Quindi con questi media qui, cari amici che mi ascoltate, ma come si può sperare che gli italiani aprano gli occhi? Anzi, quello che è successo a febbraio, che 8 milioni e 700 e rotti mila italiani, rotti anche, perché si sono proprio rotti, hanno votato Movimento 5 Stelle e il PDL e il PD hanno perso insieme, mi pare, qualcosa come 13-14 milioni di voti, è stato già un miracolo, è stato già un miracolo. Quindi se adesso si tornerà al voto e dopo quei 15 milioni, 14, quelli che sono, che il PD e il PDL hanno perso a febbraio, se adesso ne perderanno altri 7, 8, 9, 10 milioni, sarà ancora un altro miracolo, considerati i media che abbiamo in Italia. Quindi ci sarà comunque da gioire. Bene, questa ulteriore botta che questi partiti prenderanno sarà veramente un avviso di garanzia a questi politicanti. Sarà un avviso di garanzia, perché capiranno che il loro tempo è veramente finito e che devono prepararsi a subire un processo da un tribunale popolare. Quindi faremo un bellissimo politometro, confronteremo il loro patrimonio di adesso, che stanno per andarsene fuori dalla politica, lo confronteremo col patrimonio che avevano quando sono entrati, faremo la differenza e misureremo questa differenza confrontandola con il reddito che avrebbero dovuto percepire durante gli anni in cui hanno fatto politica. Se non risulterà una congruità, se non saranno congrui, bene, a quel punto dovranno restituire tutto, gli saranno sequestrati i beni, esattamente come si fa con i mafiosi. Questo succederà. E poi possono decidere se vogliono andare a fare dei lavori socialmente utili,
essendo pagati 600-700 euro al mese, oppure se se ne vogliono andare fuori dalle balle, ma prima devono restituire il maltolto, prima dovranno, i loro beni dovranno essere sequestrati. Questo è il primo passo, quindi dobbiamo liberarci da questo cancro che avvelena questo paese. E quindi il voto che ci sarà a breve, speriamo, nel più breve tempo possibile, sarà veramente un avviso di garanzia che manderemo a questi signori qua. Manca poco. Bene, che cosa possiamo dire di altro? Sì, grazie. Vito mi scrive che la Ruocco ad Agorà gli infami l'attaccano. E vabbè, ma è normale. Questi lo capite che si stanno cagando in mano? Lo capite? Scusate se ogni tanto dico qualche parolaccia. Si stanno veramente cagando in mano questi signori, perché hanno capito che gli italiani si stanno svegliando, hanno capito che nonostante i loro attacchi quotidiani, il Movimento 5 Stelle comunque aumenta, aumenta. Perché dicevano, vi ricordate, no? Dopo il 25,5% di febbraio, dicevano: ah, avete visto come ormai vi siete distrutti, avete visto. Alle comunali è stato un disastro, si vaporizzerà, ci sono un sacco di frasi del genere. Bene, perfino i loro sondaggi truccati, finti, perché come è stato detto varie volte, ma lo ribadisco anch'io, i sondaggi che fa per esempio Pagnoncelli per Ballarò hanno una base clienti di 10 milioni di persone, ma poi i sondaggi veri si basano su 800 telefonate. Ora, loro diranno che ovviamente non possono chiamare tutte le settimane 10 milioni di persone, e io questo lo capisco, però 800 sono veramente pochine. Perché sono 800? Ma perché probabilmente per trovare 800 persone che rispondono devono fare 5.000 telefonate, perché la maggior parte appena sente, guardi, sono dell'associazione, come si chiama, la ditta di Pagnoncelli, non mi ricordo, quelli gli attaccano il telefono magari con un bel vaffanculo prima. Quindi è ovvio che trovare 800 persone che rispondono è già una fatica, però capite quanto valgono i sondaggi. Ma nonostante questo, i sondaggi già ci danno al 22, al 21, al 23, mentre prima ci davano in calo, crollo, tracollo, tragedia del Movimento 5 Stelle. La tragedia è per voi, è per voi. Voi che in modo più o meno consapevole aiutate l'1%, perché poi, caro Pagnoncelli, io non credo che tu faccia parte dell'1%, secondo me tu fai parte del 99%, sei uno di quelli che guadagnerà una cosa normale, no? Magari guadagnerai 100.000, 200.000 euro all'anno, non lo so, insomma nulla di scandaloso, diciamo, ecco. Però inconsapevolmente, più o meno consapevolmente, diciamo, fai il gioco dell'1%, quindi non so se sei un utile idiota o se hai qualche vantaggio, ma ora me la son presa con Pagnoncelli, mica è l'unico poveraccio, diciamo tutto il sistema dei media di regime. Ecco, quindi tutti questi combattono per favorire l'1%, più o meno consapevolmente, più o meno guadagnando da questo. Ma comunque il 99%, una parte del 99% si sta svegliando, e quindi il Movimento 5 Stelle continua a crescere, altro che tragedia. E prenderete, cari amici miei dell'1%, una di quelle batoste che ve la ricorderete per tutta la vita. Quindi fate bene a cagarvi in mano in questi giorni, e quindi attaccate pure la Ruocco, attaccateci tutti quanti, lo capiamo, perché quando uno ha paura, quando uno si sta rendendo conto che ormai è veramente finita, a quel punto reagisce anche in modo inconsulto. Vabbè, ora vediamo cosa succederà in questi giorni. Sono veramente curioso di vedere cosa succederà al Senato, se riusciranno a trovare una fiducia attaccata con la saliva così. Proprio come immaginate un pezzo di carta inumidito con la saliva appiccicato su un muro. Quanto tempo regge? Qualche secondo. Ecco, vediamo. Intanto, ecco, ieri il signor Letta da Fazio diceva: io non voglio governare a tutti i costi, solo, voglio governare solo se avremo una fiducia stabile per portare avanti il programma. Guardi, signor Letta, il programma l'avete portato avanti già abbastanza, è da decenni che portate avanti il programma di distruzione di questo paese, quindi credo che sia anche sufficiente, adesso basta, non potete avere la fiducia per portare avanti il vostro programma di distruzione di questo paese. Proprio ieri sera, a proposito, vi segnalo un video che ho visto su Facebook, l'ho immediatamente condiviso, quindi lo trovate sulla mia bacheca, nel 2011, quindi non è un video nuovissimo, è di 2 anni fa. Letta dice che l'operazione fatta nell'81 da Andreatta è
Ciampi, di separazione dalla Banca d'Italia, dal Ministero del Tesoro, è stata una cosa utile per il Paese, una cosa buona, perché non, vi giuro, non ho neanche capito e non mi ricordo le motivazioni per cui, secondo il signor Letta, la separazione della Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro sia stata una cosa positiva. Allora ve lo dico io come stanno le cose. Quell'operazione è stata una delle cose più gravi che esseri senzienti avessero potuto perpetrare ai danni del loro Stato. Quindi il signor Andreatta e il signor Ciampi hanno commesso un errore gravissimo e un danno del quale stiamo ancora pagando le conseguenze, stiamo ancora piangendo le conseguenze a causa di quell'atto criminale di praticamente privatizzare la Banca d'Italia. Questo è quello che hanno fatto, perché è stato il primo passo per renderci poi schiavi, e oggi siamo schiavi della BCE, del Bilderberg, della Goldman Sachs e della trilaterale. Questo ha significato quell'operazione fatta nell'81 da Andreatta e Ciampi, la separazione della Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro. Quindi, caro Letta, già nel 2011 dicevi delle fesserie grandissime e le dici da sempre, da quando hanno cominciato a distruirti, forse tuo zio, visto che ha a che fare con la Goldman Sachs e chissà quante altre persone, ti hanno indottrinato ma insegnandoti delle sonorissime cazzate, ecco, che ripeti ogni tanto quando ti capita l'occasione, come in quel video che abbiamo fatto con Francesco Amodeo, quello relativo alla nostra ospitata da Luca Telesi alla 7, dove tu dici dobbiamo puntare, così facendo così con le mani, dobbiamo puntare alle privatizzazioni, cioè a svendere i gioielli di famiglia. Quello è un altro dei pallini che avete voi del Bilderberg, del trilaterale, Goldman Sachs. Tu no, Letta, nipote, tuo zio Gianni sì, però, che ha a che fare con la Goldman Sachs. Quindi, insomma, praticamente speriamo che questa fiducia non venga data, perché il programma è già stato portato anche troppo avanti, quindi abbiamo tante cose da recuperare e abbiamo bisogno di tempo per recuperarle. Quindi dobbiamo veramente mandare a quel paese la BCE, dobbiamo cominciare a stampare una moneta nazionale fatta da una banca che dovrà essere nazionalizzata, dobbiamo contestare il debito, debito immorale, debito illegittimo, quindi deve essere assolutamente sconosciuto il debito che abbiamo, così come ha fatto l'Uruguay, così come ha fatto l'America con il debito che aveva fatto l'Iraq, eccetera. Dobbiamo affrancarci dai nostri schiavizzatori, dai nostri schiavisti, dobbiamo tornare a essere un popolo sovrano. Questo dobbiamo fare. Quindi io veramente vorrei ringraziare Berlusconi per aver convinto i suoi ministri a dare le dimissioni, speriamo che non cambino idea. Ecco, fra l'altro proprio Berlusconi diceva in un'intervista pochi giorni fa che quando lui era imprenditore, prima di diventare politico, e i governi duravano mediamente 11 mesi, ogni volta che cadeva un governo lui e gli altri suoi amici imprenditori festeggiavano, dicevano bene, così almeno per 3-4 mesi non potranno fare danni. Quindi lui lo sapeva, nonostante poi per 20 anni abbia governato, a volte governando col PD che faceva finta di opporsi, altre volte il governo del PD con lui che faceva finta di opporsi, non importa. Quindi in 20 anni che lui governa lo sa che è meglio quando non c'è un governo, che almeno non vengono fatti danni, ma questo noi lo sappiamo, lo diciamo da sempre. Quindi speriamo che prestissimo Giorgione sciolga queste maledette camere immediatamente, si torni al voto al più presto possibile e mi raccomando mandiamo un avviso di garanzia, cioè togliamo loro il voto, speriamo che questi partiti perdano altri 7, 8, 10 milioni di voti in modo da dare un messaggio chiaro, avete rotto i coglioni, dovete andarvene fuori dai coglioni, dovete andare tutti a casa, ma dopo aver applicato il politometro, prima applichiamo il politometro, restituite tutto il maltolto e poi ve ne potete andare dove cazzo volete. Bene, cari amici, mi sono sfogato, sto meglio, posso affrontare la mia giornata di lavoro tranquillo, rilassato, e mi raccomando, sono felice in questi 2 giorni di aver incontrato tanti nostri amici parlamentari che si batteranno come leoni adesso alla Camera e al Senato. Mi raccomando, teniamo duro, manca veramente poco per mandarli a fare in culo tutti quanti, manca veramente pochissimo. Un abbraccio a tutti, grazie, ciao.